minuto! Buonasera. Avete visto che razza di sigla che mi hanno preparato? È tutto per far sapere che Macario ha sempre fatto il teatro. Invece io dico che è il teatro che ha fatto Macario. Sì, se io faccio il conto delle ore passate fuori e quelle vissute sul palcoscenico, vincono queste ultime per 48 a 2. Io il teatro l'ho sempre avuto nel sangue, fin da ragazzo. Quando vendevo le gazzose su nel loggione del Teatro Carignano o nella galleria del Teatro Alfieri, poi mi sono messo a recitare, recitavo dei drammoni, drammoni che usavano allora, la morte civile, le due orfanelle, la sepolta viva, e per la verità ce la mettevo tutta, ma tutte le volte che io uscivo fuori il pubblico si metteva a ridere. Anche quando facevo Corrado, della morte civile, mentre stavo morendo, il pubblico se la faceva sotto da ridere. E allora mi sono messo a fare la rivista. Anche lì ridevo, si capisce, ma almeno pagavano per quello. Però il teatro di prosa l'ho sempre avuto nel cuore. Va bene che oggi la prosa è un po' diversa. Oggi c'è il teatro impegnato, il teatro d'avanguardia, il teatro di rottura. Beh, un fatto di rotture mi pare che lì ci riescono molto bene. Poi ci sono i piccoli teatri. C'è il piccolo teatro e il grande regista. C'è il piccolo teatro di Milano, quello di Torino, quello di Genova, piccolo teatro di Catania, di Roma. Conosco un attore che li faceva tutti, correndo da l'uno all'altro, lo chiamavano il Corriere dei Piccoli. Insomma, teatro, rivista, prosa e rivista, in me ci sono due Macario, Macario 1 e Macario 2, un po' come lì il dottor Jekyll e il Mr. Hyde. Macario 1 però non tanti lo conoscono perché è da molto tempo che riviste di quel genere non se ne fanno più. Parlo delle riviste con la passerella, delle ballerine, delle soubrette, dei lustrini, delle piume, dei balletti. Insomma, diciamo che c'era una volta Macario 1. In tono un po' bonario, c'è sempre un vecchio amico, c'è Macario. Mi cercate e sono qua. Chi mi cerca? Chi mi cerca? Io! Anch'io! Tutte? Tu sì! Anche tu? Anch'io! Ma arrivi adesso, sei in ritardo di 20 anni, figlia mia. Che bello, tu quanti anni hai? 20. Che belli, te l'ho avuto anch'io. Hanno durato un anno, state via, non li ho più visti, vero? Allora,
Ti piace fare la rivista? Sì, ma non ho ancora capito bene com'è. Una specie di cabaret? No, no, no. Il cabaret è una rivista che si vergogna un po' e si nasconde in cantina. Insomma, è la rivista dei poveri per far ridere i ricchi. Invece la rivista era lo spettacolo dei ricchi. No, del ricco, uno che quasi sempre si rovinava. Per far ridere i poveri? No, per far ridere la subre. Oh la la, oh la la, oh la la. Tutti sono come un altro di carriera. Filare in passerella ogni sera verso la celebrità. Ti piace fare la soubrettina? Sì, ma le soubrettine cosa facevano? Vi spiego subito. Le soubrettine erano quelle che spiegavano al pubblico quello che succedeva dopo. Un po' come le annunciatrici televisive. Brava, del video, le nostre simpatiche Abba Cercato, la Baudetti, la Gambineri, le nostre cugine, le sorridenti cuginette della televisione. Come la Orsomando? No, quella è la zia della televisione. Insomma, quelle che vediamo sempre a mezzo busto, da qua in su. Sì, invece le mie si vedevano anche da qua in giù. Beh, allora ho capito, le soubrettine erano un po' le aiutanti del comico. Sì, era una specie di vallette, come mai Buongiorno, c'aveva quella lì, la valletta, come si chiamava? Ciuffini. Quella che per spogliarsi è andata in Svizzera. Certo, col cambio ci guadagna per forza. Oh la la, oh la la, oh la la, scendeva dalle scale la soubrette, che distribuiva fiori e canzonette, tutta femminilità. Invece la soubrette cos'era? La soubrette era una che non sapeva ballare, non sapeva cantare, ma in compenso non sapeva recitare. Allora non era brava. Era bravissima a non farlo capire. Come la Coscina? No, lì si capisce subito. E la Raffaella Carrà, lei può fare la soubrette? Quella sì, e poi la fa, bravissima anche. Se poi adesso Boncompagni si mette a fare il comico sul serio, li fanno ditta insieme, no? Qual è il comico che lei preferisce? Non parliamo di politica. No, ho detto il comico. Appunto, dicevo. No. E poi siccome qui siamo in teatro, voi altri, che siete giovani, che è la prima volta che fate le soubrettine, quando sentite il pubblico ad applaudire qualche cosa, non dovete parlare sopra, sennò poi non capisco. Adesso dimmi. Cosa mi dovevi dire? Non ride, no, è bellissimo. Succede nelle migliori famiglie, eh? Allora. Qual è il comico che lei preferisce? Te l'ho già detto, il comico che preferisce. Guarda, per me il più bravo è quello lì che... Il comico più bravo, quello che piace a me, è quello lì che... Come si chiama? Quello lì che... Come si dice bacio in inglese? Kiss. Kissinger. Quello è bravissimo. Quello è bravissimo. Quello lì sembra sordi con gli occhiali. Quello lì all'estero fa successo più di sordi. Ma Kissinger non è un attore. Sì, cara, non parlare così, se no cosa facciamo? No, dico, Kissinger è un attore, sì, come no? Quello lì è un attore, regista, sceneggiatore, scrive lui, fa tutto lui quasi come Celentano, fa tutto lui. Adesso Kissinger sta facendo un film del western, quei bei film di sparatorie, spari, cannonate, bombe, battaglie, un bel film. E come si intitola? Per qualche petrodollaro in più. A questo mondo che ormai è tutta una commedia, ma già